Sindaco, sicuramente un onore per la città di Sulmona avere 6 ragazzi che partecipano ai campionati italiani di atletica leggera. Sì, è un onore, una bella sorpresa. È stata una vera emozione accoglierli insieme alla skill class del liceo scientifico. 6 ragazzi che sono il risultato di un percorso di lavoro, di sacrificio, di impegno in uno sport che è completo e molto importante in questa città, anche in termini di tradizione. Ragazzi, allora siete pronti per questa importante avventura? Che cosa rappresenta per voi partecipare ai campionati italiani cadetti e rappresentare dunque la città di Sulmona ad un evento nazionale? È un'emozione molto grande, specialmente per me e Luigi, che siamo primo anno cadetti, la nostra prima esperienza in nazionale. Non vediamo l'ora di affrontare questa nuova avventura. Cerchiamo di andare sempre carichi e di dare il massimo, sperando di arrivare in finale. Senti, quanta preparazione c'è stata per arrivare a questi livelli? Allora, la preparazione è tanta, dobbiamo ringraziare anche i nostri allenatori perché fanno tanto per noi, abbiamo dovuto fare molti sacrifici, però alla fine i risultati sono arrivati. Quando ti hanno detto parteciperai ai campionati italiani, che cosa hai pensato da subito? Un'emozione unica, appunto perché è una grande emozione, un avvenimento che capita una volta l'anno. E l'anno scorso abbiamo giocato in casa, quest'anno invece ci spostiamo, quindi è un'emozione ancora più grande. Ecco, come vi siete preparati in questi giorni e quali sono le vostre aspettative? Noi siamo sentiti carichi, siamo molto felici per questa avventura. C'è anche un oriundo nel gruppo di Pacentro, se non sbaglio. Come ti trovi con questa società, l'Amatori Serafini? E stessa domanda anche a te, che cosa rappresenta partecipare a questo evento nazionale? Allora, mi trovo molto bene con questa società anche perché i professori ci seguono molto e inoltre partecipare alle nazionali per la prima volta è stata una cosa unica, anche perché io non ero sicuro convocato e ho dovuto fare una sfida extra a Campobasso al 40° Festival di Musacchio. Hai sentito i tuoi compagni, dunque siete tutti carichi per questo importante appuntamento? Carichissimi, perché si spera come ogni anno di ottenere un grandissimo risultato. Abbiamo lottato per guadagnarci questo posto in rappresentativa e non è stato facile perché ci sono stati atleti anche più grandi di un anno. La categoria nostra copre 14 e 15 anni che avevano un anno in più di esperienza e sono stati senz'altro avvantaggiati nel loro risultato. Siamo stati forti e siamo riusciti a strappare a loro la rappresentativa abruzzese, quindi siamo fieri di rappresentare la nostra regione e cerchiamo di mettere il grande risultato, magari qualche record a class. Io ho chiesto loro di riportarmi 6 medaglie, spero che riescano nel loro intento, erano molto agguerriti, motivati, ben sostenuti sia insomma dai rispettivi allenatori ma anche dalle famiglie che sono venute qui, è un bel segnale.